Supera l'80% lo sciopero di 4 ore della TUA, l'azienda unica di trasporto abruzzese. La nuova protesta è scattata perché, nonostante l'impegno delle organizzazioni sindacali nel trovare soluzioni alle tante criticità che si riscontrano in azienda, non è arrivata alcuna risposta. Accuse precise quelle dei sindacati, a partire dalle mancate assunzioni. Sentiamo Aurelio De Eugenio, segretario interregionale FILT CGIL. Siamo a un punto di non ritorno, stanno saltando i servizi. Non viene assicurato un servizio pubblico decente a questa regione. C'è una graduatoria aperta, una graduatoria concorsuale aperta e questi si ostinano a non assumere. E quelle poche volte che lo fanno attraverso le agenzie interinali. Questo è vergognoso per un'azienda pubblica. La politica intervenga su questa scellerata decisione dell'azienda. Vincenzo Marco Tullio, segretario generale UIL Trasporti Abruzzo, si sofferma sulla sicurezza a bordo degli autobus e sulle biglietterie. Il nostro problema, che prima pensavo che era un problema delle grosse aree metropolitane, grosse città, adesso man mano sta arrivando anche sulle nostre città regionali, costiere, è un problema che purtroppo nota un disagio che c'è all'interno della popolazione. Noi più volte, siccome abbiamo visto che nell'interno, nelle aree interne sono sprovviste di punti vendita e personale che fa l'addetta alla controlleria, noi ci siamo prodigati con l'azienda chiedendo di fare ai lavoratori e cercando di fare una sorta di premialità, e anche su quello l'azienda non ci ha dato risposte. Parla invece di numeri Andrea Mascitti, segretario FIT CISL Abruzzo e Molise. 2,5 milioni di chilometri percorsi dagli autobus vuoti per raggiungere le residenze cancellate e le officine esterne, tra l'altro più costose, insieme all'altissima evasione, parliamo di quasi 3 milioni annui, costituiscono costi che TUA rincorre con i subaffidamenti di servizi sotto costo a privati fuori regione. Con 16 milioni per la divisione ferroviaria e 66 milioni di euro per il trasporto pubblico su gomma, si può invece garantire alla Regione Abruzzo un trasporto di qualità, occupazione stabile e condizioni lavorative dipendenti. Luciano Lizzi della Faisa CISL lancia infine un appello all'assessore regionale. Chiediamo che l'assessore nominato di recente, che viene già da un'esperienza di 5 anni sui trasporti, chiediamo che si interessi alla problematica, perché le scadenze che ci aspettano per il 2026 sono le scadenze di tutti i contratti di servizio dei vettori abruzzesi, e quindi non sappiamo se il futuro sia ancora questo oppure sarà quello della gara.